Ciao a tutti e bentornati nel mio giardino. Buone feste a tutti. Oggi la composizione che vi propongo è per festeggiare il vostro Capodanno. Userò tutte delle tonalità che andranno dal rosa al lilla. Come fiori ho scelto delle rose Ocean Song, dei fiori di viola ciocca e delle roselline ramificate. Ho preso un piatto, ho scelto due tipi di spugne, una completamente intera e l'altra l'ho tagliata a metà, le ho unite con del nastro idrorepellente, appoggio la mia spugna così e vado a coprire tutta l'intera spugna con delle foglie di aspidistria, in questo modo. Per prima cosa tagliamo il gambo e vado a foderare in questo modo la mia spugna, prima dai lati e poi passerò dalla parte avanti e dietro. La fermo con delle forcine che ho fatto con del fil di ferro girato. Vado a fermare il mio lavoro in questo modo qua. Uno da questa parte, prendo un'altra foglia e faccio lo stesso da quest'altra parte, in modo da coprire i due lati esterni della spugna, così e così. Procedo con delle altre foglie, inserisco da sotto il piatto verso l'alto in modo che mi vadano a coprire interamente tutta la spugna, così e così. Ah, ovviamente mi sono dimenticata di dirvi che la spugna è stata precedentemente bagnata, altrimenti i fiori non potrebbero resistere senza acqua. Quindi vado a creare questa sorta di panetto tutto ricoperto di foglie. Bene, ho terminato tutta la copertura della spugna, quindi andiamo a introdurre i fiori. Prendo la prima rosa, guardate per bene se ha dei petali da togliere, la tagliamo e qui è un gioco. Facciamo delle piccole sezioni sulla spugna, tra la foglia e la spugna, per permettere al fiore di entrare in modo semplice, così. Ora adesso il gioco di come mettere i fiori è libero, nel senso che se volete fare un disegno nella composizione potete farlo, altrimenti seguiamo una sorta di disegno un po' avanti e un po' indietro. Io scelgo di farlo a piccole masse, quindi un po' a destra, un po' a sinistra. Inserisco le mie rose. Così. Dopo delle rose, delle Ocean Song, inserisco le roselline ramificate. Queste si chiamano Cream Grazia, una rosa che piace molto alle spose per la sua delicatezza e il suo colore. Terminate tutta la composizione con le rose, prendo i fiori di viola ciocca, li taglio e li posiziono nella parte centrale della mia composizione. Faccio una misura non tanto alta, tolgo i primi fiorellini e creo una sorta di cerchio con i fiori. Così. Così. E così. Una sorta di quattro lati. Ok, fatto questo, prendo degli spilli verdi e vado a decorare ulteriormente le mie foglie in questo modo qua. Inserite le nostre viola ciocche, prendo un bicchiere, inserisco nel bicchiere
questo filo di perline dorate, così. Prendo il bicchiere e delicatamente lo metto all'interno della mia composizione. Prendo una candela, la inserisco anche questa nel bicchiere. A questo punto manca solo accendere la candela e augurarvi a tutti buon anno. Ciao a tutti!